Oggi siamo nella sede WISP di Pescara in via dei Peligni per l'ultima lezione del progetto Sport per Tutti e siamo in compagnia del docente che appunto affronterà questa ultima lezione di cultura generale, Sebastiano Carticiano. Sì. Allora Sebastiano, di cosa parlerai ai ragazzi oggi? Allora, oggi la lezione sarà divisa in due parti. Nella prima parte parleremo della disabilità e della disabilità nella nostra cultura. E parleremo poi nella seconda parte dello sport come strumento di integrazione sociale, quindi come strumento per attivare un processo di inclusione sociale. Prima della lezione però vogliamo ascoltare anche l'opinione di Francesca Costanzo, che è venuta oggi a trovarci in sede qui, sede regionale WISP, e ascoltiamo anche il suo parere come docente dell'area psicologica. Francesca Costanzo si è occupata delle lezioni di psicologia, quindi area psicologica del progetto Sport per Tutti. E Francesca, che grado di difficoltà hai incontrato nel dover approcciare la disabilità con ragazzi normodotati che comunque vengono da un'area più dedicata alle scienze motorie? Ma sinceramente nessun tipo di difficoltà, in quanto ho trovato dei ragazzi molto motivati, perché la maggior parte di loro all'incirca, quando ho tenuto questa lezione, erano 20 persone e molti appunto iscritti a scienze motorie, quindi la facilità è stata di trovare un gruppo omogeneo, motivato proprio anche diciamo a nuove idee, no? Io ho raccontato anche un po' la mia esperienza, lavoro diciamo da circa 15-16 anni presso un centro diurno a Giulianova di riabilitazione psichiatrica, quindi una disabilità psichica, però li ho visti veramente desiderosi anche proprio di nuove idee, quindi un ottimo gruppo. Vorrei la tua opinione su questa sul coniugare la natura, in particolare l'aspetto esterno, l'outdoor, quindi lo sport all'aperto, con la riabilitazione a livello psichico, perché tu appunto sei un'esperta, lavori in questo settore e puoi farci capire meglio un progetto di questa portata che incidenza può avere appunto anche a livello sociale. Ma un'ottima incidenza. Io sono del parere che tutto ciò che è fatto all'esterno, no? Proprio ecco, outdoor, fuori dalle strutture che spesso proprio anche per come sono costruite con tante barriere fa veramente tantissimo. Secondo me tornare all'aperto, questo lo dico fin dalla età evolutiva, no? Proprio dai bambini che un po' stanno perdendo quello che è il contatto con la natura, con la montagna, con il mare, proprio anche il toccare, il tatto è fondamentale. E diciamo sempre per tornare alla mia esperienza, ho visto tantissimi, ma veramente tanti cambiamenti rispetto agli utenti, insomma alle persone che seguo da anni, ecco, loro più che altro si sono dedicati a un progetto di calcio e calcetto, ma devo dire che i cambiamenti che hanno praticamente raggiunto sono stati molto molto di più, piuttosto che quando siamo all'interno della struttura a così erogare un po' tutte le attività e i servizi. Sicuramente servono entrambi, però l'aria aperta secondo me è fondamentale. Noi con WISP parliamo di sport per tutti, lo sport aiuta quindi la disabilità? Sicuramente aiuta, anche perché io vi parlo più da un punto di vista ecco anche psichico, dove le criticità maggiori sono anche l'igiene, no? Ad esempio il non riconoscere più il proprio corpo, il fatto di non sentirlo, e paradossalmente ecco facendo proprio sport si riprende contatto e quindi si è anche più facilitati poi a prendersene cura. Quindi per me lo sport, riparto proprio ecco da quando si è bambini, anche per insegnare certe regole, anche per socializzare, per stare in gruppo, no? Ed è credo anche lì, quando si parla di gruppo, di gruppo coeso, lo sport aiuta molto di più rispetto che in altri ambiti. Tu sai bene che questo corso di formazione gratuito è finalizzato a preparare le persone che si occuperanno appunto di mediare tra la figura tua, che è quella dell'assistente, no? Del disabile, e poi l'aspetto sportivo. Questa figura intermedia è importante, ma è importante anche che il sostegno rimanga quello di un professionista. Quindi com'è questo compromesso? Come si attua, come si svolge, per farlo capire meglio anche a chi in questo progetto magari non è un esperto e non ha tutto chiaro? Ma forse ecco anche il dovere un po' di noi professionisti è proprio anche quello di avvicinarli, no? E secondo me
oltre alla tanta teoria, a tutto ciò che è stato naturalmente anche tramite ricerche scoperto, però proprio dare e raccontare delle esperienze personali, no? Penso che le esperienze siano fondamentali anche per far avvicinare soprattutto i ragazzi più giovani. Qui si parla anche di un gruppo di universitari, no? Dove, con tutto il rispetto, a volte in Italia manca un po' all'università la parte pratica, cioè tanta teoria, però poi il contatto anche con il disabile, sia psichico e fisico, perché poi insomma anche il disabile fisico ci rimanda, no? Tante anche a volte difficoltà a noi stessi per avvicinarci, secondo me è importantissimo. Quindi secondo me la parte pratica è fondamentale dal punto di vista dei progetti. Ti faccio un'ultima domanda che non è provocatoria, ma è un suggerimento anche per quelli che ci guardano, che ci ascoltano, ed è che riguarda la disabilità, che potrebbe essere letta appunto non come disabilità, come siamo abituati a sentirla nella maniera normale, ma come una capacità altra di percepire il mondo. Per cui anche tu, penso che sei una professionista, vieni arricchita dal contatto con queste persone, perché impari molte cose e esplori dei mondi diversi. Quindi l'idea appunto di portare il disabile a contatto con mondi come le grotte, la natura, gli ambienti naturali, e far vivere loro questa esperienza direttamente, anche molto, in modo molto emozionante, che si tratti appunto di disabilità psichica o fisica, è un modo anche per arricchire i normodotati, per far capire che c'è uno scambio sempre molto intenso e sempre molto appunto proficuo per entrambe le categorie, per tutti, perché appunto la normalità non esiste per certi versi. Questo fai benissimo a dire provocatoria, perché a volte mi dispiace quando rimangono un po' solo parole, no? Però lo dico personalmente parlando, e lavorare accanto, ecco, alle persone in generale, perché come dici tu, poi parlare di normalità dai miei studi, insomma, da psicologa è impossibile decifrare la normalità. Per fortuna le personalità sono proprio varie. Nel caso della disabilità sono d'accordissimo con te che è un grandissimo arricchimento, e a volte forse ci fa un po' anche apprezzare, no? Quello che spesso diamo per scontato, cioè tutto ciò che può essere, ecco, vedere, sentire, perché ritornando alla disabilità dal punto di vista di deficit appunto sensoriali, noi diamo per scontato, ma e vediamo, ripeto, quando sei accanto a queste persone veramente rimani esterrefatta, quindi c'è un arricchimento continuo. E questo però lo dico se ti metti in gioco. Cioè, se non rimani un po' invece fermo, a volte ci sono, secondo me, dei professionisti che, con tutto il rispetto, non investono più di tanto. Naturalmente devi rimanere con un determinato confine, perché altrimenti, però credo che un minimo di investimento e di apertura sia fondamentale. E soprattutto ora che si tratti di disabilità fisici o mentali, loro sono bravissimi a captare anche, diciamo, quei tecnici che poi investono veramente, sono con loro. Allora, come avete già sentito, la lezione di oggi avrà due, diciamo, sarà divisa in due parti. Nella prima parte parliamo un po' della disabilità. E che cos'è la disabilità? E sostanzialmente come viene pensata la disabilità, non quindi in un modo tecnico, ma più in termini culturali, per dire come viene immaginata, come viene pensata, ok? E poi nella seconda parte parleremo dello sport come strumento che può facilitare o attivare dei processi di inclusione sociale, e quindi capiremo che cosa si intende per inclusione sociale. Allora, la lezione sarà anche molto interattiva, cioè nel senso che a me effettivamente la lezione, quella frontale tipo universitaria, non mi piace e non mi viene bene, quindi cerco la vostra collaborazione, i vostri feedback, delle domande, interagiamo, va bene? E vi faccio vedere anche qualche filmato, dei filmati che io, insomma, ho preso da YouTube, e li vediamo per facilitare pure la comprensione, diciamo, di alcuni concetti che non sono difficili, però anche per rendere più gradevole, più leggera la lezione. Anche perché se parlo solo io è finita. Allora, la disabilità come risorsa. Già questo titolo, che vi fa riflettere, che vi fa pensare? La disabilità come risorsa. È qua. Lo è?
Lo è in effetti, perché nel dover proporsi per soddisfare dei bisogni per delle persone che purtroppo non hanno o hanno limitate possibilità nel poter soddisfare dei propri bisogni, ci vuole qualcuno che li aiuti, che si applichi in tal senso, e quindi loro diventano una risorsa di soddisfazioni economiche, eccetera. Okay. Chi altro vuole dire la sua? È così da dire la parte. Beh, sono dei denti, dovrebbero parlare. No, grazie a te. Perché? Beh, sicuramente loro, okay, avendo una mancanza, hanno un qualcosa in più che noi abbiamo nello standard, diciamo. Mm-hmm. Un esempio che ho visto io, c'è un ragazzo con un ritardo cognitivo, uh-huh, ha una capacità pazzesca nel memorizzare le partite, i risultati, ricordarsi la partita giocata anche 2 mesi prima, mm-hmm, cosa che io non mi ricorderei mai, assolutamente. Però essendo che loro lo prendono anche come passione, hanno questa risorsa di avere una buona memoria, okay, per delle cose che loro piace fare. E in termini di comunità, a livello comunitario, in che modo possono essere una risorsa? Offrono un diverso punto di vista su pratiche che siamo abituati a fare in modo nostro. Assolutamente sì. Insegnano tante cose, anche a prendere delle sconfitte col sorriso, cosa che noi non faremo. Assolutamente sì. Ok, vedo che la prima fila è molto interattiva. Allora, cosa intendiamo per disabilità? Cos'è la disabilità? In che modo una persona è disabile? Su. Partiamo dal presupposto che non esistono errori. Noi facciamo parte della cultura degli errori. Cioè, a scuola, su che cosa ci facevano la verifica? Su degli argomenti che avevamo studiato. Perfetto. E come venivamo valutati? In base agli errori. In base. Ok. Il circoletto rosso. Dov'era? Hai sbagliato qui, hai fatto l'errore qua, sei stato impreciso qua. Tutto rosso. Io era consegnavo in nero e mi tornava rosso. Dico però, siamo abituati a questo. Quindi abbiamo paura del circoletto rosso. Qua nessuno vi mette il circoletto rosso. Quindi pure se sbagliate, anzi, l'errore dal mio punto di vista non esiste. Non esistono errori. Perché non esistono errori? Quindi io faccio questa premessa perché almeno così, no? Se no parlo o con loro o con lui. Perché non esistono errori? Perché per imparare bisogna sbagliare. Per imparare bisogna sbagliare. E quindi? Esprimere il proprio pensiero. È sicuro? Bisogna fare prima. Bisogna fare. Bisogna. Parlare. Parlare. E bisogna anche pensare che. C'è proprio un processo, ok. Pensare che se io sbaglio, o meglio, se io faccio, posso ottenere 2 risultati. Sbagliare o non sbagliare? Se io non faccio, sbaglio sicuro. Posso ottenere 2 risultati. O che ho imparato qualcosa da quello che ho fatto, di buono, non parlo dell'errore, che ho imparato qualcosa di buono, ok, dice, ah, cavolo, questo l'ho saputo fare, bravo. Se sbaglio, ho imparato lo stesso qualcosa, quindi comunque imparo. Purtroppo noi siamo abituati che gli errori li vediamo come qualcosa che non ci insegnano nulla, perché non li prendiamo come qualcosa che ci possa insegnare.
voi fate scienze motorie, la maggior parte, quindi gli esercizi fisici cioè, sono fatti per prove tentativi ed errori. Dall'errore poi nasce il movimento corretto, giusto? Stessa cosa col pensiero. Quindi, tanto qua dentro di stupidaggini non se ne diranno mai, ok? Di cose banali, scontate. Buttatevi. Più vi buttate, è meglio comprendete questa cosa qua. Quindi, torniamo alla domanda. La disabilità, che cos'è? Chiedo a voi, chiedo a loro. Cos'è la disabilità? Un limite. Oh, un limite. Qualcun altro? Cos'è la disabilità? Avere o una diversa abilità o anche un'incapacità nel... Non avere un'abilità, possiamo dire, proprio come definizione, una diversa abilità. Ok. Etimologia della parola. Dis indica una mancanza di qualcosa. E quindi messa con abilità, e quindi indica l'abilità ovviamente è la capacità in o capacità di acquisita e non innata, che è differente da attitudine. Cioè la differenza tra abilità e attitudine è che l'attitudine è qualcosa con cui noi nasciamo, ok? Fa parte del nostro corredo. Ci siamo? L'abilità invece si può apprendere. E quindi la mancanza di un'abilità, la disabilità in questo caso. Ma, aspetta, mi è andato avanti troppo presto. Di fatto questa è una visione molto razionale. Ok? Allora, quanti di voi hanno qualche disabilità? Tutti. Quanti di noi ci troviamo in condizione di disabilità, per esempio, quando stiamo male? No? Io sono uno psicologo anche dell'emergenza. Quindi ho lavorato all'Aquila nel post terremoto e vi dico che un territorio intero, una popolazione intera era disabile con il terremoto. Cioè che significa? Che l'ambiente non era accogliente sul post terremoto rispetto alle condizioni delle persone. Che di fatto che cos'è? La disabilità è una condizione di salute in un ambiente sfavorevole. Questo è. Cioè si mette in risalto, ok, le nostre non abilità, le nostre disabilità si mettono in risalto nel momento in cui l'ambiente non è strutturato, e per ambiente intendiamo un ambiente sociale, un ambiente strutturale, una città, no? Quando è una città che non è vivibile per i disabili? Quando strutturalmente, ok, offre troppe barriere. Ci sono le barriere architettoniche, cioè quell'ambiente non favorisce l'integrazione, ok? A livello sociale, pregiudizio. Adesso vi faccio vedere un filmato. Molto 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 bello sulla disabilità vista con gli occhi dei bambini. Despite the queuing out your door.
and rights have been read. I think of you often, but phones, I meant what I said. Avete letto quello che c'è scritto? Sì, sì. Guardiamo le differenze con gli occhi di un bambino, no? Ok. Che vi dice questo film, questo filmato? Per i bambini non ci sono differenze. Per i bambini? Non ci sono differenze. E come mai? In quel momento non c'è neanche magari tanta comprensione, però... Però comunque non... sono genuini. Puri. Puri. Avete visto che ce l'ha? Sì. Perché c'è quella parete? Non essere influenzati da Gesù. Che tante volte è così che funziona. Cioè, che cosa fanno i bambini? Osservano, imitano, imitano. Acquisiscono il peggio di sé. Io non fare qualcosa che fanno. Guardano, guardano, guardano. Prima lo vedono tutto. Ok. Perché ovviamente i genitori hanno quel compito, no? Il problema è che se i genitori influenzano una visione della diversità o delle differenze basate su degli stereotipi, a livello culturale parlo, e il bambino da quella, come dire, genuinità con la scolarizzazione è finita. Cioè non solo in famiglia ovviamente, poi stiamo parlando anche di un discorso un po' più ampio, cioè di una comunità. La famiglia è, come dire, la prima forma di società all'interno della quale vengono filtrate le informazioni dall'esterno, ma soprattutto viene trasmessa una cultura, ok? Però se la famiglia, giustamente appartenente a una società, appartenente a una comunità, si fonda a livello culturale su certi presupposti che condivide con la comunità, i presupposti possono essere appunto gli stereotipi, una visione del mondo per esempio, vedete bene che i bambini dalli, insomma, dalla purezza, no? dalla, come dire, perdono questa qualità. L'abbiamo persa questa qualità, però non è una qualità che una volta persa non torna. Ovviamente quei bambini sono degli adulti, gli adulti siamo noi, però siamo stati bambini e che ce lo siamo dimenticati, no? Chi lo dice questo? Il Piccolo Principe. Avete letto Il Piccolo Principe? Sì. Avete visto il film del Piccolo Principe? Sì. Chi dice di no? Io no. Vedete? Cioè, il mondo visto con gli occhi di un bambino è un mondo diverso, che sicuramente non è il mondo migliore. Non stiamo parlando di vedere il mondo nel modo migliore, perché il bambino vede delle cose e non ne vede delle altre, ok? Il bambino che attraversa ha bisogno della guida del genitore, perché sennò ci fanno il poster, ok? Però certe altre cose è importante continuare a vederle con gli occhi di un bambino, e in questo caso la disabilità, come avete visto. Andiamo avanti, torniamo, rivediamo, se no non ce la facciamo. Allora, tornando al discorso del film, eccolo là, Quasi amici, no? Quello è un film basato su che cosa? Sull'incontro di due disabilità. Non è solo il paraplegico, ma anche l'altro. Ve lo ricordate il film? Sì. Ok. Non lo ricordate più, non l'ho visto, non l'ho rivisto stasera. Guarda, ti dico solo il finale. Ecco. Scherzo.
è l'incontro di due disabilità. Una è una disabilità di tipo sociale, di non integrazione sociale, che oggi ne vediamo, no? Anche nel nostro paese. E un'altra è una disabilità fisica, ok? Di un tetraplegico, cioè di una persona che non muove nulla tranne il collo e la testa. Ok? Questo incontro di due disabilità diventa un incontro speciale per tutti e due. Però io vi dico, per chi non ha visto, di vederlo il film, e per chi l'ha visto di rivederlo in un'ottica diversa. Ok? Perché siamo abituati a vedere che il disabile chi è? È quello che sta sulla sedia a rotelle e che non muove nulla tranne la testa. Per noi quello è disabile. No. Se per disabilità intendiamo questo. Ok? La salute non è fisica, punto. La salute è fisica e mentale. Ok? E non c'è mai discernimento. Non si può separare la salute fisica dalla salute mentale. Mai. Corpo e mente. Eh? Sociale. Sì, come sociale, assolutamente sì. La salute sociale, non, come dire, è legata alla salute fisica, cioè è un'espressione della salute fisica e mentale, no? È la conseguenza. Cioè io sto bene in un gruppo quando... Esatto, quando fisicamente e mentalmente sono integrato. E quindi dico, l'espressione di questa integrazione è la mia capacità di socializzare, eccetera, eccetera. E poi vediamo che cosa significa questa cosa, perché c'è un altro filmato relativo, un po' più avanti, relativo allo sport. Ok? La socializzazione, cioè comunque la capacità di socializzare, è strettamente legata ovviamente a una condizione interna e a una condizione esterna. Quando l'ambiente è favorevole per la socializzazione, ok? Questa è la premessa, cioè che ci deve essere, no? Un ambiente che favorisce questo. D'altro canto però non possiamo controllare noi direttamente questo. Noi possiamo controllare noi, cioè nel senso possiamo determinare il nostro benessere. Non... Allora, indipendentemente dalle specificità, ognuno di noi fa i conti con le proprie disabilità e con le proprie mancanze, per cui il termine potrebbe essere appropriato in qualunque condizione umana. Io ho parlato del terremoto, ok, ma anche, che ne so, quando ci ammaliamo, abbiamo la febbre, virus intestinale, ce l'abbiamo una bella disabilità, ok, che è transitoria, però ce l'abbiamo in quel momento. Ogni essere umano porta con sé un mondo. C'è un bellissimo libro che si chiama L'arte di ascoltare e mondi possibili. Il libro è scritto da un'antropologa, Marianella Sclavi, e chi fa un lavoro nel sociale e chi fa un lavoro con le persone, cioè quindi di relazione, voi lavorerete per forza in relazione alle persone, o ci state già lavorando o ci lavorerete, è un libro molto 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 bello da leggere, perché dà degli strumenti pratici per costruire al meglio una relazione, che può essere una relazione d'aiuto, ok, ma anche una relazione sociale, che, che prescinde dalla condizione dell'aiuto. E dice, noi siamo dei mondi, ogni persona è un mondo, che porta con sé vissuti personali, quindi le esperienze, porta con sé uno stile di vita, un carattere, una personalità, una cultura e bla 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 bla, ok? E non c'è una persona uguale a un'altra. Siamo unici e irripetibili. Freud diceva, siamo unici e irripetibili. Che vuol dire? Che non esisterà mai più una persona come noi. Né esistita prima, né esisterà dopo. Ok? Sembra brutto, però se tu vai a vedere l'altra faccia della medaglia, ci cavola. Un'unicità. Ok?
E questa unicità definisce appunto il fatto di essere speciali e di essere diversi. Per forza di cosa? L'integrazione non è il tentativo di annullare le diversità. Ok? L'integrazione è, dovrebbe essere, una politica, un modo che favorisce invece l'integrazione delle diversità. Se voi vedete Quasi Amici, c'è un momento in cui il paraplegico dice, posso dire? Vai. Tanto non è, tappati le orecchie. L'ho detto. Dice esattamente questa cosa. No, non l'ho detta, adesso lo dico, se lo vuoi sentire. Rispetto a questa persona, che tra virgolette è una persona un po' particolare, che viene dai bassi fondi di Parigi e quindi mischiato con gruppi di band eccetera eccetera, che è appena uscito dal carcere, e lui, il paraplegico, il tetraplegico, che è invece nella Parigi borghese, no? Pieno di soldi, eh? Un amico gli dice, ma tu lo sai che ti sei messo in casa? Cioè praticamente questo gli faceva da badante. Eh sì, io lo so che questo qua fa questo, questo e questo, ma a me non me ne frega niente. Calma, perché? Io ve lo sto dicendo così, eh? Perché è una persona che non ha filtri. Non mi vede nella sedia a rotelle. E non prova compassione per me. Punto. Cioè mi guarda con gli occhi di un bambino. Di un bambino. Mi dice pure handicappato. Ok? Perché poi nel film c'è una battuta che lui dice, ah, handicappato non gli diamo il cioccolato. Sì. Ok, cos'è la diversità? La diversità si può intendere come una risorsa, cioè quello che non ho io ce l'ha qualcuno, ok, e viceversa. Cioè ci completiamo, integrandoci ci possiamo completare, ok? Piuttosto che annullare, ci possiamo arricchire di ciò che l'altro ha e che io non ho. O viceversa, l'altro si può arricchire di qualcosa che io ho e che lui non ha. Questo può avvenire soltanto con un processo di accettazione incondizionata. Che vuol dire accettazione incondizionata dell'altro? Su questo si potrebbero fare veramente tanti giochi, perché a me piace poi giocare, mi piacerebbe proprio anche farveli sperimentare, ok? Certi presupposti, certi concetti, perché sono anche più facili da imparare. Però che vuol dire accettazione incondizionata? Voglia di stare insieme a qualcuno a prescindere da che tipo di persona è. Senza la voglia di stare, la voglia di essere, di vivere. Non avere pregiudizi. Cioè non precludersi nessuna possibilità. Quando è che siamo stati accolti, accettati in un modo incondizionato? Dopo la nascita. Dopo? Dopo la nascita. Dopo la nascita. Cioè tu nasci... E dipende pure. Punto. No? Cioè quando siamo stati bambini, no? Cioè siamo stati accolti in un modo incondizionato. Ovviamente dai genitori, ma se vogliamo anche una comunità funziona così, no? Ok? Poi però che succede? Pongono degli standard di convivenza che devono essere delle ricche. Poi ci hanno iniziato a dire, se mangi la pappa giochiamo con oppure se ti comporti bene papà ti fa, mamma ti fa, cioè è come dire ti voglio bene a patto che tu ti comporti secondo gli standard, secondo, ok? A un certo punto non siamo stati più amati o comunque accettati in un modo incondizionato.
e abbiamo iniziato a farlo pure noi. Ok, bisogna ritornare un po' là, con gli occhi di un bambino. Ok, il bambino accetta in un modo incondizionato perché è fuori dalle strutture, sovrastrutture sociali, stereotipi, ok? Fino a quando non va a scuola. Molti di noi considerano l'identità di una persona, questo è un concetto molto 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 importante, di una persona diversamente abile come un tesoro che non va scoperto ma lasciato sepolto. Cioè, avete mai visto il film Patch Adams? Sì. C'è una scena. La scena in cui, due scene, una in particolare, in cui Patch Adams è ricoverato all'interno di una clinica psichiatrica, perché per due volte ha tentato il suicidio. Ok, alla seconda volta lui si è ricoverato. Ok, storia vera, eh? Compagno di stanza, uno psicotico, sapete cos'è una psicosi? Schizofrenia? Allucinazioni, deliri, ok. Lui vedeva che cosa? Lui vedeva gli scoiattoli, ma non gli scoiattoli innocui, carini, no, scoiattoli come animali che potevano ferire, animali aggressivi, no? Aveva paura di scoiattoli. Allora succede questo, che all'inizio lui si è spaventato, Patch Adams, quando ha visto lui in preda alla paura degli scoiattoli, tanto più che poi sono arrivati due infermieri, gli hanno fatto l'iniezione, boom. Ma andando avanti però, Patch ha iniziato a relazionarsi più con la persona che con il problema della persona. Cioè, non vedeva il matto, ma vedeva una persona particolare, una persona strana, una persona diversa. Allora che succede? Che a un certo punto, ed è bellissimo, tu l'hai visto? Sì. La scena, sì, no, sì, di cui sto, sì, parlando? Sì. Ok. Succede che sono a letto, tutti e due, stanno addormentando, a un certo punto lui, il tizio, dice, oddio, ho visto qualcosa, e si inizia a spaventare. E lui dice, ma che cosa hai visto? Ho visto che ci sono degli scoiattoli là. Là dove? Là, insomma, là, da quella parte della stanza, così. Insomma, succede questo, che Patch inizia a giocare. Facciamo il gioco. Un gioco di che cosa? Iniziamo a cacciare gli scoiattoli. Poi alla fine proprio è diventata una guerra, ribaltano i letti, diventano delle trincee, si mettono così, guardano, allora dove sono, dove li vedi? Ah sì, sono là, ok, adesso con bazooka, un bazooka, cavolo, ok, andiamo, andiamo in bagno, scavalcano il letto, arrivano al bagno, e lui così, quello che è entrato nel bagno fa la pipì, perché doveva andare al bagno a fare la pipì e non poteva andarci perché c'erano gli scoiattoli. Ok, per dire che cosa? Che se io mi relaziono con il problema, non vedo la persona che sta dietro. Ok? Non vedo la persona che sta dietro. Se io mi relaziono con la disabilità, non vedo l'identità dietro la disabilità. E questo che significa? A livello relazionale succede questo. Quando noi cresciamo, la nostra identità si forma su che cosa? Sulla base di che cosa? Sulla base del fatto che per noi gli altri sono degli specchi che ci rimandano un'immagine. Se io ovviamente ottengo delle immagini relative al mio problema, io su che cosa mi identifico? Sul problema. Sul problema. Cioè io mi identifico con il problema, mi identifico con la mia disabilità. Ci siamo? È un po' complicato questo discorso, mi rendo conto che può essere un po' difficile,
Però è un po' come una volta i bambini mancini venivano corretti, no? Ok? È una cosa assurda, no? Ok? Però se ci pensate bene, che tipo di cultura era e che tipo di immagine rimandavano. Provate a immaginare quello oggi. Sarebbero denunciate le persone, ok, per violenza, per, ok? Però è questo il discorso, è che ti rimando io un'immagine di una persona che è diversa, ok? Ma non solo, ti rimando l'immagine di un problema che a livello sociale o tu non ce l'hai oppure sei fuori dai canoni, ok? I bambini crescono così, i bambini, noi cresciamo così, l'identità la formiamo in questo modo. E se noi non siamo disposti a rimandare l'immagine della persona, ma solo del problema, ci relazioniamo con il problema, le persone che abbiamo di fronte a noi, ovviamente potete pensare bene che si relazionano con noi solo su quel problema. Cioè si relazionano solo perché, che ne so, sono disabile a livello cognitivo, sono disabile a livello fisico e mi relaziono con la mia disabilità. Poi chi sono, le mie paure, i miei desideri e tutto quello che dentro vivo come mondo, tu non lo scopri. Perché l'unica cosa che ci mantiene in contatto è la disabilità. Ok? Ovviamente questo rega danni ad una persona diversamente abile sul piano delle relazioni sociali. Si potrebbe anche dire che la qualità delle relazioni si determina dalla presenza della persona disabile a priori, cioè io non mi relaziono con te qualitativamente parlando in base alla tua disabilità. Io mi relaziono con te a livello qualitativo per quello che sei come persona, che porta una disabilità, come io ne porto tante altre. Ma in un ambiente come questo la tua è messa più risalto rispetto alla mia, perché la società in cui viviamo è fatta per i destrimani, non per i mancini. Ci siamo? Se fosse fatta per i mancini e per i destrimani, i mancini non avrebbero avuto il problema all'epoca, come magari non ce lo possono avere adesso rispetto ad alcune cose. Ok? L'uomo costruisce la propria identità, la sua storia, attraverso la propria vita. Coesiste la condizione di conoscersi di più, ma in un modo diverso. Cioè, quindi dire, io sono diverso da te, tu sei diverso da me, con questo non stiamo dicendo che io ho un problema, non ce l'hai o viceversa. Siamo diversi, punto. E la mia identità, che è diversa dalla tua, la costruisco sulla base, ok, di quello che ho detto prima, del fatto che qualcuno si relazioni con me a prescindere dalle mie disabilità. In questo modo non possiamo non ribadire che la cultura della cancellazione, quello che dicevo prima, della cancellazione della diversità, è una cultura dell'esclusione, del pietismo, che discrimina fino a segregare la persona con diverse abilità. Cioè, se io voglio annullare le diversità, voglio annullare ciò che ci rende diversi, perché questo significa integrare? No. Assolutamente no. Sparta. Vi ricordate? No? E poi Sparta, se visto che fine ha fatto, dico, però diventerebbe quello, cioè annullare le diversità significa livellare tutto, ok, in un modo disumano. E non è l'integrazione. Quindi io non posso annullare la diversità, annullare o cancellare la diversità. Anzi, la devo esaltare. La devo sostenere, la diversità, perché è su quella che si arricchisce una comunità, come mi posso arricchire io,
Ok. Nel corso degli anni sono stati fatti dei passi in avanti. Ad esempio, la parola handicap è stata trasformata. Non si dice più handicappato, handicap, no? Ma per esempio parliamo di diversamente abile. C'è la parola abile, abilità. È fuorviante diversamente. Ok? Ma lo sforzo è stato quello di dare comunque un'umanità a quella persona o a quelle persone. E di trasmettere qualcosa a livello sociale. Ma ciò sarebbe di poco conto se l'emancipazione del disabile verso una normale integrazione della società venisse nel quotidiano nei rapporti sociali di relazione tra persone. Cioè, io posso anche fare le politiche più, no? Posso anche scrivere, inventarmi la parola migliore per descrivere questa condizione, ma il problema non è in quello che scrivo, non è là, ovviamente. Il problema dov'è? È in quello che faccio. Ok? Quello che faccio fa sentire una persona fuori o dentro. Posso chiamarla disabile, handicappato, gli posso dire tutto quello che vuoi, ma è nell'azione che io mi sento fuori o dentro. Ok? Che ore sono? 10. Ok. Vi vorrei far vedere un filmato riguardante sempre la disabilità. Che è molto bello. Quella che viene chiamata oggi educazione alimentare, no? Molto importante. Però tu mangi tutto quanto quando vai? No, prima il pasto, poi il primo. Però ti mangi tutto? Sì. Abbiamo detto che ci sta il capo della cucina, i cuochi in cucina, il pasticcere cuoco. Che fa i dolci, l'aiuto cuoco. L'aiuto cuoco, diciamo che c'è anche l'aiuto cuoco. Ma qui stiamo sporcando padelle, coltelli, allora, tagliere. Il lavapiatti è il motore di una cucina. Molti chef non lo hanno capito ancora. È la storia di questo grande chef francese che scrive un libro e in questo libro racconta che tutti possono cucinare. Siamo in realtà amici, però ci definiamo come fratelli, perché lavoriamo tutti, scherziamo tutti. Anche qualcuno tra voi sa che la trattoria che noi abbiamo qui a Sant'Egidio è una trattoria che si chiama la trattoria degli amici, perché il concetto è esattamente quello che dici tu. Quinci, Domenici, ho 23 anni, sono nata a Roma, il mio segno è toro, c'è una ragazza a Ossia e mi piace il pallone. Il mio sogno è sposarmi, tanto, con una famiglia tutta mia, una bella macchina, la Ferrari. Ho fatto anche il liceo, sono uscito con 92. Io sono bravo. Io aiuto l'altro, l'altro aiuta me. Perché quando ascolto la professoressa spiega, io sono attento, sono sempre così. Penso che so dormire, invece non so dormire con gli occhi con la professoressa. Nel 1991 abbiamo creato questa cooperativa sociale con l'idea di far lavorare alcuni amici disabili. Poi negli anni siamo riusciti a spostarci alla trattoria degli amici nel 1998 e quindi ad allargare e a poter assumere anche altre persone. Buongiorno ragazzi, Ciao! Ciao bello! Sin dall'inizio l'idea è stata di non accettare di fare un lavoro alla buona, ma di pretendere che le persone che lavoravano nella trattoria, anche se persone disabili, imparassero bene il loro lavoro.
l'idea di un corso anche di alto livello, con tante materie, la storia del lavoro, legislazione del lavoro, la storia della ristorazione, l'igiene, l'ergonomia. C'era una grande attenzione, tutti quelli che hanno iniziato hanno finito il corso. Assenze pochissime e chi è stato assente, magari per visite mediche, per malattia, ha chiesto di recuperare le lezioni. Che passo hai fatto tu di questo? Questo è quello che hai fatto tu. Sì. Poi il tirocinio pratico è stato, diciamo, la parte in cui veramente ognuno ha mostrato anche le sue capacità. Abbiamo messo l'acqua, sale, olio e farina. E poi quello coso là e il sughero. Il frutto. Mi chiamo Federica Fietti, vivo a Roma e ho 36 anni. Sono una persona brava, adulta, come gli altri. Mi piacerebbe avere un fidanzato alto, magro, mi porto sempre in giro e basta. Sono brava, papà mio. Poi quando è morto ero un po' triste per lui. Sempre vicino al cuore mio. E mi dice sempre, farla brava con mamma, sennò io poi, sennò poi io sono triste, se piange te piango anch'io. Ma che c'è il taxi, giù che ti aspetta. Così ti diverti oggi. Grazie a loro, gli amici di San Egidio mi aiutano a stare contenta. Come va? Bene? Come era tanto? Ciao bella! Con loro mi sento più sicura. Bene, andiamo allora. Gli abbiamo fatto una parte pratica con delle lezioni su come si apparecchia oppure come si accoglie il cliente. La lama del coltello deve essere sempre rivolta all'interno. Bene? La lama, vedi la lama? Va girata all'interno. Certe volte mi sbaglio, però. Certe volte non mi sbaglio. Se no, le cose mi ricordo subito io. E io so bella memoria. Ho fatto vedere come si fa il caffè, come si apparecchia la tavola, come si porta i piatti, una mano solo, con due mani. Come si comporta con i clienti. Gigi, nonno. Nonno. Grazie. Lo sono molto. E salto in bocca. Tutto il mondo parla signorina. Buon appetito. Spesso c'è la paura che assumere una persona disabile non convenga, che sia una perdita. In realtà la nostra esperienza vuole dimostrare che è un valore aggiunto. Con 813. Grazie. Prego. Con la loro capacità di essere comunicativi con i clienti, di essere accoglienti, di ricordarsi di tutti i clienti. Poi c'è una serietà degli amici disabili sul lavoro che è abbastanza rara. Arrivano sempre puntuali, non mancano mai al lavoro, sono gente a cui piace la oh, io voglio scegliere la sala che mi si trova bene.
quale mano lo prendi? Sono mancino. Tu sei mancino, benissimo. Allora prendi questo. Andiamo. Leva tutte le foglie che sono rovinate. Mi chiamo Carlo, e ho 32 anni. Faccio il corso come aiuto cuoco alla trattoria degli amici, poi vabbè, pratico il judo, ho una cintura verde. Speriamo di diventare un buon cuoco, una brava a lavorare, insomma, in ambito culinario. Allora, prendi giù due barattoli pomodoro, solo due. Ok. Di questa professione, cioè, mi piace molto la professionalità. A me piace molto essere professionale sul lavoro. In questo non ne ho dubbi. Speriamo almeno di arrivare come chef, speriamo. Però vediamo, quello che posso faccio. Però un passo alla volta, certo, non andiamoci con i piedi di piombo, andiamo con i piedi a terra, facciamo questo corso, quello che succede, succede. Assumere una persona disabile non vuol dire assumere uno che lavora meno, ma tante volte assumere uno che lavora di più e che quando sta al lavoro lo prende con estrema serietà. Il mondo del lavorativo è sempre difficile perché devi inserirti, però se uno sul lavoro ce la mette tutta e pensa soltanto a lavorare, uno penso che guadagna la stima di tutti, anche dei colleghi, insomma. La stima è guadagnata, cioè non te la dà nessuno. Fai così. Poi sì, dopo sì. Fai 5 minuti pausa. Il problema principale è l'inizio, quando non li conoscono, perché poi hanno dei buoni rapporti con i compagni di lavoro. Poi alla fine loro sono anche persone molto simpatiche, che ti conquistano, ecco. Cioè, magari all'inizio parti un po' prevenuto, però ti superano. Solo mamma, troppo mio papà è qua sopra, a volte manca. E lui era un gastronomo, era molto bravo a fare tramezzini, panini, medaglioni. Mio padre era cintura nera, mio padre mi ha messo questa passione nel judo, era una tradizione di famiglia e un piacere. Ciao. Nel mio quartiere c'è chi mi prende in giro, però io magari sono indifferente, cioè magari non mi importa niente della gente ciò che pensa di me, perché mi giudico me stesso, penso a me stesso solo, mi giudico me. E gli altri possono giudicare quello che vogliono, tanto sono contento lo stesso. Ho sempre lottato come persona, sempre stato una persona battagliera su tutto. Questo sì, lo devo a mio papà, anzi, che mi ha insegnato a non arrendermi mai. Allora, ci diamo del tu e per noi è un grandissimo piacere averti qui. Nella produzione del vino dobbiamo pensare al grappolo. Se sbagli quella fase lì, poi il vino buono non lo fai più. Ok? Venite dall'altra parte. Spingevano in continuazione le bucce nel mosto. Se tu premi con tanto diviene succo. Diventa rosso. Diventa rosa. Bravissimo, bravissimo. Alla vostra salute. C'è quello che piace il dolce, c'è quello che piace l'acido, c'è quello che piace i profumi, c'è quello che piace la cosa più morbida. Bravo!
Ciao ragazzi. Grazie. E sono Fabrizio Todaro e sono da Roma. È da un anno e mezzo che mi sono sposato e sono tifoso della Juve. La maggior parte dei nostri vivono in famiglia, però alcuni, grazie al fatto che lavorano, sono riusciti anche a creare un nucleo familiare. Fabrizio ha iniziato a lavorare al McDonald's, ha raggiunto una certa indipendenza economica e si è sposato. Ho fatto un tirocino qui in trattoria degli amici. Poi sono stato assunto al McDonald's e sono 10 anni che lavoro al McDonald's. Sto in cucina, faccio i panini, ogni tanto pulisco la sala, sono contentissimo. Sono molto orgoglioso di essere là. Il lavoro, il fatto di imparare a fare un lavoro bene, è una gran soddisfazione. È la dignità di lavorare e certe volte il discorso anche di guadagnare, di avere delle proprie entrate. Io mi chiamo Adriana, lavoro in un asilo nido e ho 54 anni. Io lavoro con i bimbi, gli preparo le colazioni, gli preparo le merende, però il mio sogno era stare proprio con i bambini. Starle vicino, cambiargli i pannolini, però questa è una responsabilità e non si può. Quindi io questo sogno l'ho messo in un cassetto, l'ho chiuso lì, e mi faccio il mio lavoro tranquilla e beata e sto benissimo. Io ho incontrato la comunità in un momento molto difficile. La comunità è stata una salvezza, che mi è morta mamma. Potevo finire in istituto non essendoci la comunità, perché così succede. Grazie alla comunità ho incontrato una persona favolosa, Fabrizio. La cosa più bella che mi potesse capitare. Io che se mi vuoi sposare, e lei ha detto sì, ha detto va bene. Quando me l'ha chiesto mica ci credevo. Dico, ah, sto sognando, impossibile. Avevo paura di soffrire un'altra volta. Sembrava una cosa troppo bella per realizzarsi, manco io ci credevo di persona. E poi mi sono resa conto che invece non ho sbagliato. Ho deciso di fare un quadernino su lui, dei pregi, ma anche dei difettucci, che sono piccoli piccoli, però vabbè. Uno al marito non deve essere sempre in modo negativo. Lo si aiuta se si vede anche in modo positivo. Prima che vado a lavorare, mo fai il caffè. Ah sì, certo. Viviamo insieme dentro questa casa, siamo soli, ci aiutiamo uno con l'altro. E quando lei va a lavorare cucino io, quando io vado a lavorare cucina lei, se diamo il cambio. La casa è del comune e l'affitto a volte arriva bello tosto. Non è mai successo che non avessimo pagato. Il ritardo sì, ma pagato sempre. Allora, buon lavoro. Avere un lavoro ti fa sentire importante. Ciao. E non deve succedere che si perde il lavoro perché è una cosa brutta. Non deve succedere, no. Non ci facciamo vedere che siamo della gente che non sappiamo vivere da soli, dimostriamo che siamo capaci. Molti hanno ormai la consapevolezza che sono persone che fanno tante cose, che possono aiutare e che quindi non sono certo persone che non hanno valore. Il nostro corso è anche l'idea che non è vero che le persone con disabilità non possano imparare. Cioè un'idea che è inutile, no? È inutile provare a insegnare. Non c'è nessuno che non può imparare a fare qualcosa.
Com'è? Ovviamente la comunità di Sant'Egidio è insomma una realtà, no? Importante, cioè in Italia, no? Un feedback? Cos'è che gli ha colpito di questo formato? La loro normalità. Cioè, erano gentilissimi, persone normali alla fine. Per la forza che c'hanno, cioè superiore, io mi sentivo molto più debole rispetto a loro, per come si riescono a pigliare la vita in mano e se la gestiscono bene. Si accontentano dei valori principali della vita. Non hanno grandissime ambizioni. Sì, e per questo motivo mi hanno dato proprio l'impressione di essere liberi. Molto liberi. E per fortuna ci sono persone che ci credono e che hanno creato quel posto. Beh, sì, certo. Sì. Curva nord. Sì, che danno importanza alle piccole cose che poi sono le cose vere della vita, insomma, come diceva il mio collega. Quanto ci piacerebbe essere liberi, quanto ci piacerebbe ristare là, no? Sulle cose piccole, essere normali. Eh sì. Da questo punto di vista sono molto più vicini ai bambini, no? Perché hanno mantenuto la loro, tra virgolette, purezza, no? Ok? Certo è che quando c'è un ambiente che favorisce, e torniamo al discorso di prima sulla definizione di disabilità, quando c'è un ambiente che favorisce l'integrazione, non esiste la disabilità, esiste solo nella testa di chi si pone i limiti e diventa esso stesso disabile, no? Ok? Allora, il lavoro, per esempio, è uno strumento di integrazione sociale, cioè che favorisce processo di inclusione sociale. Infatti le persone che hanno fatto parte di questo progetto, ovviamente con l'aiuto della comunità di Sant'Egidio, cosa prevedeva? Una fase formativa e poi un tirocinio e poi un inserimento lavorativo. Ok, questo è un iter, come dire, tra virgolette classico, indipendentemente dalla condizione tra virgolette di disabile oppure no, ok? Ma ovviamente bisogna lavorare molto nell'ambiente, nella comunità, per togliere le bende alle persone che vedono in un modo miope, ok, un certo tipo di condizione delle persone. Il problema è sempre di chi se lo pone. Purtroppo ancora siamo lontani dall'imparare a vedere l'handicap come risorsa, e ci hanno insegnato invece con questo video queste persone che la loro condizione, anzi, sono simpatici, cioè nel senso, sono simpatici come persone che sono simpatiche, cioè a prescindere dalla loro disabilità, e rendono, come posso dire, si rendono più piacevoli nel momento in cui la loro disabilità diventa qualcosa sulle quali loro poi si prendono pure in giro. Ironizzano su di loro, no? Perché quel ragazzo che dice io faccio le cose male, ma le faccio anche bene, ok? Lui stava ironizzando su se stesso.
Sul piano culturale l'obiettivo vincente sarebbe quello di riuscire ad eliminare tutti quegli svantaggi che la struttura e l'organizzazione della società pone davanti alla disabilità. E per esempio uno degli strumenti è il lavoro. Ok? Dalla cultura dell'handicap alla cultura della normalità, che poi per normalità ci dobbiamo mettere d'accordo che significa, no? Cos'è normalità? Ciò che sta nella norma, no? Ma che vuol dire? Vuol dire un sacco di cose. E quindi che afferma la diversità di ogni essere umano come condizione normale. Quindi la diversità è una condizione di normalità. Quindi risorsa positiva, patrimonio di cultura, capacità, attitudine e vitalità. Questa, vabbè, diciamo il trattato di Amsterdam sulle politiche europee sull'inclusione sociale. Ok. Senza pregiudizio, vabbè, senza che ve lo leggo perché insomma, ok? Andate su internet e vi leggete questa cosa qua.